ancora qualche nome, vediamo quel 249. Francesca Navarro, qui a Vicenza. Forza, Elisa Elena Sartori della Biondon Liberto San Biagio. Ora arrivano tutte le concorrenti mentre si stanno preparando sulla rettilineo di partenza. I concorrenti della categoria cadetti, abbiamo visto uno splendido arrivo allo sprint. Si dopano i gomiti. Uno splendido arrivo allo sprint nella categoria delle ragazze tra Sofia Giovelli ed Elin ed Angelica Parodi, che si è risolta a favore dell'atleta di Mogliano, che si aggiudica quindi questa prima gara del campionato regionale, confermando qua Bello aveva messo in evidenza nella passata stagione. E vediamo i concorrenti della categoria cadetti. Sono ben 132 i concorrenti iscritti alla categoria cadetti di società La Piave 2000, Belluno Atletica, Nuovi Progetti, Anna Atletica Feltre, Caprioli San Vito, Gruppo Sportivo Astra, Fiamme Oro Padova, Assindustria Padova, Vis Avano, L'Aquila, Sportivo L'Aquila, poi Piombino Vese, Anguillara Arte Grande, Atletica Città di Padova, Assindustria Rovigo, Monte Belluna, Veneto Banca, poi ancora Atletica Mogliano, Cagno Totosporti, Silto Agliano, Quinto Mastella, Lanfarredo Pacagnan, Treviso Atletica, Atletica Roncale, Nuova Atletica San Giacomo, Banca della Banca, Atletica Federobba, Audace Noale, Biotecna Marcon, La Felice 1923 di Mestre, Riviera del Brenta, Jesolo Turismo, Sporting Club Annuale, Fiamma Vicenza, Risorgive di Vicenza, Insieme New Food Verona, Intrepida di Verona e Atletica Villa Franca. Sono queste le società rappresentate nella prossima gara che partirà tra pochissimo, appena completato l'arrivo della categoria cadette. Sì, ricordo che le premiazioni del settore giovanile si effettueranno appena tra pochissimo, verso le 10:30, verso le 11, appena inizieranno le gare della categoria allievi. Quindi quando saranno le gare in corso della categoria allievi si effettueranno anche le premiazioni delle categorie giovanili e anche dei masters. Siamo alle ultime battute di questa gara della categoria cadette. Forza! Ci sono alcuni atleti anche già affermati nella categoria dei cadetti, così come è successo in precedenza nella categoria cadette. Ci sono ancora alcune concorrenti sul percorso? Ti hanno attivato anche oggi? Ciao, sì. Dicevo, in questa categoria atleti che hanno già un certo, blasone. Siamo pronti per la partenza, si può dare il via. Dai Marco, vieni, urla con la Ecco lo sparo ed è partita la gara della categoria cadetti. Aspetta che devo fare delle foto. Scusa, puoi tenere Cicciobello? Certo. Sicuramente qua. Un altro padalino che ha conquistato la medaglia d'argento. Aspetta che devo fare la foto a Marco. Vedo Tommaso. Eccolo Tommaso, sì. Tommaso gli occorre come così di demora, dopo è fine. Vedi? Per il momento vediamo al comando. Che risponde al nome di Riccardo Albonè, uno dei pretendenti. Oh, che belli! Fai la foto!
Grazie, stai andando bene. Vai, vai, dopo. Vai, vai, promozione adesso, vai, vai. Assoluto di questa gara. Bravo Stefano! Mentre la lotta è ancora aperta per la seconda piazza, Riccardo Dalè e Marco Lazzaro si affrontano nello sprint finale e la spunta Riccardo Dalè nei confronti di Marco Lazzaro. Poi Filippo Coppi e poi con il numero 11 vediamo anche Riccardo Dalè. Perché di là c'è anche il fotografo che sì, per il mattino sono portato lui. Poi 51 e 110 avanza ed è Luca Gabriel. Bravo Lorenzo! Uno dietro l'altro! Prima gara anche per lui in esordio della categoria cadetti. Lo seguono gli arrivi. Uno dietro l'altro, tutti arrivati. Ecco, 53 Federico Rubini dell'Atletica Città di Padova. Uno dietro l'altro, tutti arrivati. Vinta. Bravo Andrea! Andrea Forcato e Ignazio Bovo della Sinistra Ligua, vinto da Andrea Forcato. Arrivano tutti gli altri concorrenti. Dai, uno dietro l'altro, senza superare, così. È duro qua. Estremamente affaticati i ragazzi. Uno dietro l'altro, merito con un merito, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, accodati, bravo Anthony, non ci sono state incertezze in questa gara, dominio assoluto da parte del portacolori dell'Atletica Fissavano, Stefano Padalino, ma abbiamo visto un ottimo Marco Lazzaro che ha lottato fino all'ultimo con uno splendido Riccardo Dalè che si è aggiudicato la seconda posizione. Sono questi i primi concorrenti, le prime indicazioni per i tecnici del settore tecnico regionale che dovranno comporre la squadra che parteciperà ai campionati italiani. Forza, uno da siete arrivati, va a vedere il posizione, uno dietro l'altro, dai, uno dietro l'altro. Intanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della prossima gara, categoria allieve, categoria junior femminile e senior femminile cross corto. Invito intanto i concorrenti delle categorie giovanili, esordienti maschi e femmine, a portarsi nei pressi della chiesetta dove si effettueranno le premiazioni. Nel gazebo bianco che c'è a fianco della chiesetta, tra la zona di ristoro e la chiesetta, c'è un gazebo bianco doppio, lì sotto verranno effettuate le premiazioni delle categorie giovanili, esordienti alla premiazione. Dicevo della prossima categoria che partirà, quella della categoria allieve, con ci sono atlete delle varie, di varie società, Libertas Milano, la Piave 2000, Anatletica Feltre, gruppo sportivo Astras, Industria Padova, Bissavano, Mogliano, Industriali Conegliano, Trevisa Atletica, San Giacomo, Banca della Marca, Audace Noale, Atletica Runners, Libertas Murano, Jesolo Turismo, Atletica Vicentina, Riviera del Brenta, Dolomiti Belluno, Roncade, questo per quanto riguarda e Riviera del Brenta per quanto riguarda la categoria allieve. Poi ci sono 39 le atlete iscritte alla categoria allieve, sono 21 le atlete iscritte alla categoria juniores, con Francesca Milan della Sinistra Rovigo, Eleonora Bonaventura dell'Industriale Conegliano,